Da domenica a giovedì a Casa Micciola si terrà la manifestazione Fiocchetto Lilla. È stata organizzata da due associazioni del territorio, ne parliamo con Paolo Massa. Sì, io sono il presidente dell'associazione Artemisia, Una Voce per l'Anoressia. È la settima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, organizzata dall'associazione in partenza Minutro di Vita, e poi si sono agganciate tante altre associazioni. Noi qui a Ischia è il terzo anno che lo organizziamo, quest'anno lo organizziamo insieme ad Agnese Sasso e l'Accoglienza del Girasole, per essere molto insieme, tutti insieme, perché uno degli obiettivi sia mio che di Agnese è quello di essere uniti a questa lotta per il DCA. E quindi abbiamo pensato, per un fatto anche di solidarietà, per essere vicino alle persone che hanno avuto il trauma del terremoto, abbiamo deciso insieme di organizzarlo a Casa Micciola. E quindi faremo una 5 giorni lì di Fiocchetto. Partiamo da domenica 11 marzo alle 10, tutti lì in bici per farsi una pedalata per il comune, cercando se è possibile di raggiungere proprio il Maio come simbolo di risorgimento. E quindi partiremo da lì per dire ricominciamo tutti quanti insieme. E poi arriviamo con altre manifestazioni sportive. Il mercoledì dopo lo streetball ci sarà un convegno che ne parlerà dopo semmai Agnese, e poi la chiusura finale, che è proprio la giornata ufficiale, che è il 15 marzo, una festa in Piazza Marina con tutti quanti e con vari gruppi che suoneranno, insomma un momento anche di gioia. Nell'ambito di Fiocchetto Lilla, mercoledì si terrà un convegno in cui si parlerà di vigoressia. Agnese Sasso, che cos'è la vigoressia? Allora, la vigoressia è un altro ambito dei disturbi del comportamento alimentare che vede il fitness e l'attività fisica come una vera e propria ossessione. Per cui, insomma, le persone non riescono, diciamo, a farla serenamente. Il convegno dove si terrà? A che ora? Allora, il convegno si terrà al Signore degli Agnelli mercoledì 14 alle 19:30. Saranno presenti appunto le nostre due associazioni, Accoglienza il Girasole e Artemisia, Una Voce per l'Anoressia, e verrà appunto tenuto da figure professionali del settore. Bene, allora Paolo, in conclusione? E c'è anche un aperitivo offerto, quindi avete due motivi in più per venire, oltre alla problematica della vigoressia. Allora, bene, tutti pronti per il fiocchetto.